dice il suo nome? Lorenzo. Lorenzo, lei come si chiama? Samuele. Come è andata la partita? Bene, bene. Bene, com'è finita? Male. Male, uno bene, uno male, vabbè, fatevi un applauso intanto, facciamo un applauso agli amici della Junior Team Cup. L'importante è partecipare, poi se si vince è sempre meglio, eh. Lei come si chiama? Nicola. In che ruolo gioca Nicola? Alla sinistra o punta. Alla sinistra o punta, lei invece? Luca. Luca, in che ruolo gioca? Terzino destro. Di dov'è Luca? Udine. Bene, di Udine. Lei invece chi è? Simone. Simone, Simone, in che ruolo gioca lei? Centrocampista. Centrocampista. Pietro. Pietro che torna ogni tanto indietro o fa arrabbiare sempre il mister e va solo avanti? Gioco attacco e difesa. Secondo anno consecutivo, l'anno scorso mi hai detto hai altri sogni nel cassetto? Secondo sogno, se... Hai portato però un fratellino qui. Ho portato il fratellino, un talentuoso che fa parte sempre del nostro gruppo radiofonico. Una radio che sta spaccando, come adoperando un termine. Radio che... Peter Pan. Radio Peter Pan, e con noi c'è Filippo Ferraro. Ah, ciao Filippo. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Grazie per averci ospitato, io sono felice come un bambino di 6 anni, veramente, ti giuro, era dalla prima comunione che non ero felice così. Grazie mille, vorrei salutare, visto che lo stadio pian piano si sta riempiendo, i nostri ascoltatori. Abbiamo tantissimi amici friulani che ci seguono, che urlano Ale Udin con noi, quindi insomma è figo, li saluto tutti, li mando un abbraccio. Veramente, anche perché dopo partiremo con una fantastica diretta proprio sulle frequenze di Radio Bella e Monella. Ma perché 3L a questa Bella? Perché Zani? Questa è una caratteristica, però tu hai nominato Bella e Monella, che naturalmente da un paio d'anni sostiene l'Udinese Calcio, no? Noi ci adoperiamo per trasmettere le partite, per fare questi servizi, per vivere queste giornate che poi sono giornate di festa, no? Però se tu hai notato anche gli altri marchi delle altre radio, perché noi facciamo, c'è sempre una caratteristica particolare, le 3L di Bella e Monella, però c'è la K di Birichina, c'è il Peter Pan che si scrive con la I. E allora iniziamo con il quizzone bianconero. Qua abbiamo due fantastiche formazioni. Signore, tesa? Tanto. Tanto. E voi siete tesi? Un po'. Un po'. Ma sapete che si può vincere questa fantastica bicicletta? Lo sapevi? Sì. Vorresti portarla a casa, eh? Sì. Questa bici marchiata Udinese. Allora, partiamo subito con le domande che sono difficilissime. Allora, vediamo. Domanda numero 1. Il ghiaccio sulla luna. Vediamo, vero o falso? Al mio 3 dovete rispondere in contemporanea. 1, 2, 3. Falso. Hanno detto falso. Hanno detto falso. Adesso vediamo se è falso o no. Vediamola. Vediamo la risposta. Accadeva il giorno 5 marzo del 1998. La NASA annuncia la presenza di ghiaccio sulla Luna, una scoperta che aprirebbe nuove prospettive per le missioni umane sul satellite terrestre. Quindi non avete risposto esattamente, è la prima andata, vabbè, gli facciamo ugualmente un applauso di incoraggiamento. Vai, seconda domanda. Nel libro della nostra Bebe, Mi hanno regalato un sogno, si parla di scherma, whisky o paralimpiadi? Al mio 3, 1, 2, 3. Scherma. Qua dicono scherma e scherma, io sapevo che erano difficilissime. Invece qua vi ho preso in giro, perché la risposta è questa, guardiamola insieme. Mi hanno regalato un sogno e qua si parla di spritz, signori, di spritz, avete capito? E allora possiamo veramente dirlo, perché oggi a Udine ci regalano il vero grande sogno, perché qui con noi, lei, il nostro campione del mondo, Bebe Vio! Eh sì, che sogno, Bebe! Sì, è bellissimo, veramente, grazie, grazie, grazie. No, grazie a te. Io so che nell'auditorium hai presentato il tuo libro, un libro veramente fantastico, ma è vero che bevi lo spritz? Sì, sì, comunque sono veneta, quindi va bene lo sport, va bene l'Olimpiade, va bene tutto, ma alla fine si festeggia, quindi lo spritz. Senti, ma un buon frichetto qui a Udine, l'hai mangiato? Dimmi la verità. No. Non ancora, dopo frigo per la nostra Beatrice, mi raccomando. Allora, io voglio regalarti un qualcosa, so che la maglia te l'hanno già regalata, però ti voglio regalare la mia sciarpa, posso? Fa freddissimo, quindi... Bene, eccoci qua, questa è per te la sciarpa dell'Udinese e un grandissimo applauso al nostro campione del mondo!
bellissima giornata. Come 33 trentini entrarono a Trento. Tutti? Tutti a 33 trotterellando. Come finirà Udinese-Juventus? Vince l'Udinese. Quanto? 1-0. Gol di? Duvan Zapata. Lui. Duvan Zapata. Udinese 1, Juventus 1. Abbiamo meritato di vincere, però io ve lo dico. Mandi a tutti. Felici o tristi per questo 1-1? Delusi. Delusi, perché? Miglior Udinese dell'anno. Miglior Udinese dell'anno. Vi siete divertite oggi allo stadio? Sì. Ma venite sempre? Sempre. Abbonate? A 25 anni. 1-1 giusto. Giusto alla fine potevano vincere e perdere entrambe le squadre. Quindi. Grandissimo gol di Duvan Zapata. Grande prestazione della squadra, grande grinta, grande voglia. Totalmente dipendente, non so stare senza te. Bianco, nero nelle vene, tipo Udinese Ale. Meritava l'Udinese. Sì. Senza dubbio, eh. Niente da dire. Niente da dire, niente da dire. Vabbè, ci rifaremo nella prossima partita. Intanto, loro sono quasi, quasi, almeno dicono di essere i campioni d'Italia, però noi siamo i primi bianconeri d'Italia. Quello è vero. E bisogna che finisca il campionato per vedere chi è primo in campionato, perché non è detto... Ma noi siamo primi come colori, eh. Primi bianconeri d'Italia, ufficialmente l'Udinese, con i suoi 120 anni di storia. Certo, io dico solo che se la Juve gioca come oggi farà fatica a vincere il campionato. Ai, anche secondo lei, se la Juve gioca come oggi potrebbe far fatica a vincere il campionato? No, sono tutti scarsi nel campionato. Ah, bene, sono tutti scarsi per il campionato, quindi la Juve, secondo Giovanni, ha già vinto il campionato. Hai visto una bella Udinese? Sì. Una bella Udinese, anche da parte sua? Sì, sì, assolutamente. Udinese 1, Juventus 1, è contento? È un ottimo risultato questo per l'Udinese, dopo 4 sconfitte, quindi credo che questo sia, potrebbe essere un punto di svolta per l'Udinese. Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Vidme! Tanti auguri a te! E bravo Silva, bacialo, bacialo! Loro naturalmente dicono che hanno vinto quasi lo scudetto. Sì, sì. Ma tu te lo sei mangiato lo scudetto, mi sa, un po' come me, eh? Abbiamo vinto un anno 36 e un altro anno 37. Vabbè, 37, come ti chiami? Fiorin. Da dove arrivi, Fiorin? Da San Donato, perché è la prima volta che vedo la partita. Ah, è la prima volta che viene anche nella nostra casa, la Dacia Arena. Sì, Striscia Notizia. No, questa non è Striscia, Striscia non è Striscia Notizia, questa è Striscia la Dacia Arena, Stadio Friuli. Ah, vabbè. Sei contento? Va bene, perfetto. Ma... E dire che Mediaset che mette a posto i segnali. Che... E allora, Mediaset, mette da posto questi segnali, Agnelli, no? Agnelli qui. Anche ad Agnelli. Senti una cosa veloce. Ma tu, Udinese TV, la guardi? Mio Sky, casa mi guardo la Juve. Ma guardati anche Udinese TV, i primi bianconeri d'Italia, no? L'Udinese. Abbiamo vinto un attimo, siamo forti. Siete forti, ma anche l'Udinese è forte, dammi il 5, vai. Pallonetto, aia, vai Scavino, no, bravo. Vai, bel 5, mi raccomando, rimanete sintonizzati, Forza Udinese! Ti sei divertito? Abbastanza, tranne per quelle occasioni che abbiamo avuto non concluse bene. Però, Zapata ti è piaciuto oggi? Sì, è stato secondo me il migliore in campo. Il migliore in campo, allora facciamo un corretto per Udinese, aspettando domenica prossima che giocheremo contro il Pescara, un'altra partita difficilissima. Beh, l'andata abbiamo vinto 3-1, mi sembra. Vediamo di ripetere il risultato allora, me lo fai un corretto? Ale Udin, ale. Tutti insieme, vai! Ale Udin, ale. Ale, e di dov'è?
Lei di dov'è? Di Udine so io. E tu? Napoli. Tu sei di Napoli e tifo Udinese, bravissimo. E tu come ti chiami? Io Raffaele, sono di Napoli e tifo Udinese. Bravissimo, bravissimo. E lei chi è? Io sono Rada. E perché tifi? Per Udinese. L'Udinese, forza Udinese.